Oggi andiamo alla scoperta di mappe e carte geografiche del nostro territorio, che sono conservate nel fondo storico, che come abbiamo visto è veramente un forziere pieno di tesori. La prima che andiamo a vedere oggi è una mappa prospettica del territorio di Borgo in direzione Piacenza. A sinistra abbiamo lo stemma della famiglia Farnese, con i gigli e al centro le insegne pontificie, che ci permettono di datare la mappa alla seconda metà del 1500, dal momento che il Ducato di Parma e Piacenza venne creato dal Papa Paolo III Farnese per il figlio Pierluigi nel 1545. Sotto lo stemma abbiamo poi una rappresentazione ideale di Borgo San Donnino, vista con il suo territorio dalla parte verso Piacenza, che è circondata dalle mura e con il ponte levatoio calato. Sotto ancora un bellissimo disegno con un cane che assale un animale, che secondo noi potrebbe essere, guardando la coda tra le zampe, una ponga. Ponga, dal latino mus ponticus, come ci insegna Claretta Ferrarini nel suo dizionario etimologico del dialetto borghigiano. Poi viene rappresentato il canale dei mulini e guardate che bellezza, ogni mulino ha disegnate le pale proprio idrauliche. C'è poi una località chiamata Casa Brusada, con la casa sopra tra le fiamme, a testimonianza appunto dell'origine del toponimo, e ancora la strada sotto gli oppii, che non sono altro che gli aceri campestri. E poi, come indicazioni stradali, una frase: prati di Fontaneto dove nascono le fontane che hanno rotto la strada dove mostra la mano. Anche la mano, bellissima come idea. Poi abbiamo un gruppo di casette chiamate Costa Marenghi, che è un nome presente tutt'oggi, e sopra il castello della Piana di Scipione. Infine abbiamo disegnato come un nastro proprio il fiume Stirone, chiamato Sustirone, che ricorda l'antico nome latino Sisterion, che è il nome con il quale il fiume viene indicato anche sulla facciata del nostro Duomo e dal quale deriva anche Sisteron, che è la località francese con la quale siamo gemellati. Bene, dicevo, il fiume Stirone è rappresentato con tutte le onde disegnate e a destra l'abitato di Fornio. Sotto, tutto sul lato destro della cartina, la via Emilia, sulla quale transitano forse dei viandanti e dei cavalieri, come che si intravedono però appena abbozzati. Nel 1770 il potente ministro e segretario di Stato dei Borbone, Guillaume d'Utillot, stabilisce dei provvedimenti economici per la comunità di Borgo e istituisce il catasto pubblico con l'obiettivo di un rinnovamento fiscale, stabilendo per bene quelli che sono i confini delle proprietà agrarie. L'incarico viene dato al capitano ingegnere Giuseppe Giacobacci, che lo esegue proprio nel 1775. E noi oggi abbiamo custodite nel fondo storico ben 13 di queste antiche carte geografiche che documentano la mappa del nostro territorio. Oltre ai confini delle particelle, vengono indicati anche gli immobili e tra i possessori dei fondi agrari vediamo tante famiglie storiche di Borgo, come gli Antini, gli Omati, gli Arzaghi, Bacchini, Saglia, Bergamini, Rugali, ma anche tante proprietà di conventi, monasteri, del capitolo della cattedrale, delle confraternite. Insomma, un vero e proprio spaccato, della società socio-economica della seconda metà del Settecento.